sono tornato. La pausa è durata molto più a lungo del previsto per casini vari. Non mi metterò qua adesso a spiegare tutti i casini che sono successi ed ogni singola cosa, perché questo qua è un video di Reddit. Non voglio occupare il 99% del video con discorsi del genere. Ma per farla in breve, ero andato in vacanza al mare dei miei genitori. Visto che i miei genitori volevano che rimanessi con loro un pochino più a lungo, ho deciso di rimanere qualche giorno in più. Soltanto che quando sono andato a prendere il biglietto di ritorno dell'aereo, il biglietto di ritorno dell'aereo ha fatto del casino con il nominativo della persona sopra il biglietto. Abbiamo chiesto il cambio del biglietto, ma non ce lo davano nonostante ce lo meritassimo. Abbiamo dovuto cambiare biglietto e prendere un altro biglietto per tornare qua in Italia. Quando finalmente ho avuto il biglietto per tornare in Italia e stavo per tornare in Italia, nel giorno in cui stavo per tornare, improvvisamente mi sono riempito il corpo di macchie rosse. Non capivo cosa fosse, non potevo andare dal medico perché dovevo andare sull'aereo e quel biglietto io non potevo più ottenerlo in nessun modo, perché è l'ultimo biglietto che potevo prendere. Quindi mi sono fatto il viaggio in aereo tutto pieno di macchie rosse. Sono tornato in Italia, pensavo fosse una reazione allergica normale. Ho preso antistaminico per cercare di bloccare la reazione allergica normale, non stava facendo effetto. Dopo qualche giorno che ho provato a mettere a posto questa cosa qua, non si risolveva comunque. Quindi sono andato dalla dottoressa. La dottoressa mi ha detto che molto probabilmente è un'orticaria colinergica, un'orticaria combinata di allergia e contemporaneamente anche il troppo caldo che c'era in quel periodo lì, perché nel mentre in vacanza ovviamente c'è stata l'ondata di caldo e non potevo neanche uscire di casa da quanto caldo ci fosse. Quindi adesso non posso più mangiare latte, uova, pesce, pomodoro, banane, cioccolata e un sacco di altra roba. E cambiando dieta non riesco a cagare. E in tutto questo ho comunque cercato di lavorare, fare qualcosa dietro le quinte, nonostante sono riuscito a fare meno del dovuto per tutti questi problemi. C'è anche altro, ma appunto vi ho dato la versione veloce. Ormai anche senza Richard le intro durano tantissimo. Ah sì, comunque fanculo Richard. Ciao. Siamo in 3.2k sul subreddit. Ah sì. Tra l'altro c'è un microfono nuovo. Siamo in 3.2k sul subreddit. Ottimo, così si continua a crescere anche quando non c'ero. Questa è una cosa che mi avevo perso la scorsa volta. Non so perché non mi era comparsa, ma ho fatto il render 3D del disegno di Digio fatto da Gravier durante la live di Marbles. Avevo fatto questo disegno qua in live e una persona ne ha fatto il modello 3D. Incredibile. Collaborazione tra altri youtubers. Facciamo un video sul tuo e sul mio canale. Ok. Collaborazione tra Gravier e Richard. Bro, abbiamo limonato da piccoli. Yes. Yes. Ho fatto questa scultura di sabbia con mio nonno, un omaggio al nuovo numero divertente. È fatta davvero te? Sì. Credo che l'abbia fatta davvero. Come cavolo hai fatto? Reazione alla reazione alla reazione alla reazione. Ratorex, Richard HTT e Gravier. Allora, ormai Ratorex è stato menzionato talmente tante volte nei commenti o nei video di Reddit che io dovrei sapere chi è, ma non so ancora. So che è uno youtuber italiano. Non ho ancora visto niente di lui. Dovrei farlo probabilmente. Digimon. Sì, mi pesava il culo fare anche l'audio. Quindi non c'è audio? Non c'è l'audio? Però figo. Sinceramente non potevo non farlo. Nintendo presenta le mie orecchie. Gravier stile Jojo Pate 3. Che mascella definita. Che naso definito, incredibile. Gravier, fidati, fai un sacco di visual. Sofì? Sofì, che stai combinando? Non ci sono, non c'è nessuna Sofì. Sono piantina. Allora devo cambiare la canzone perché è sotto copyright. Non credo sarà la copertina.
Non voglio che la copertina di quando torno da un mese di vacanza sia questa. Mamma, dove vuoi andare quest'anno in vacanza? Io. Ah, questo era il meme. Siamo migliorati nell'ultimo mese, eh. Mamma mia. Molto bella la copertina dell'ultima vita di Isaac. È difficile trovare una faccia diversa da fare per ogni copertina. È difficile. Allora, un secondo. Mio padre mi ha mandato una foto del fatto che là al mare al momento attuale c'è la tempesta. E il messaggio c'è scritto: tempesta anche stasera, non riesco però a farvi vedere i lampi. Come pensava di essere in grado di fare la foto a un fulmine con il telefono? O mi fai un video? Come cazzo fai a fare la foto? Gravier, vai in pausa per la seconda volta. YouTube nella home. Sono tornato. Sempre a tema, sempre nei momenti migliori YouTube consiglia i video giusti. Parlando di video consigliati, non so se l'avete visto, l'ho fatto sapere, però potreste esservelo perso. Visto che dovevo fare una penitenza per Frozen, ho caricato sul canale di Frozen un video dove io faccio la speedrun di Super Mario Odyssey. Un mio video caricato non sul mio canale, ma sul canale di Frozen, ha fatto più di 60.000 views. Quando dico che il problema non è quello che faccio, ma è il fatto che YouTube non consiglia il canale, ci sarà un motivo. Perché nell'istante in cui un mio video va su un altro canale, fa 60.000 views. Io non faccio un video con 60.000 views da non so quanti anni. Scusa, mi dai la metà dei guadagni? Shish. So cos'è. Shish. 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 Cagata addosso. Ho dovuto rifarlo troppe volte tra bambini che lo rovinavano e il mare. Non è una cosa da massimo 5 minuti? Basta che... Non faccio domande. Questo Shaiyo confermerà il continuo di una cara serie? Ciao. Di nuovo questa canzone, non posso usarla. Sapete la canzone di Cyberpunk? Non la usate, non la posso mettere nei video. Tornerà Minecraft sul canale? No. Ho creato il videogioco di Chop solo per fare uno Shaiyo. Sì, ero molto annoiato. What? Certo, riesco anch'io a scrivere un codice del genere. Perché quella era... Gravier capolesta volante, spero vi piaccia. Ma come volante? Potevi fare acqua, perché bevo l'acqua. Potevi fare coleottero, perché mi piacciono i Pokémon con coleottero. Perché volante? Perché c'ho Swan? Chop uguale taglio. Mi piace un sacco questa immagine però. È bellissima. E dopo il così grande successo di Chop in spiaggia arriva Piantino. Ok. Questo è arrivato allo tsunami che non ti ha permesso di farlo. Cos'è successo? E anche la sigla di Loki fatta. In che senso? Nice. Sono guardato tutto Loki, bello. YouTube bugs be like Michael Jackson, immagino sarà Smooth Criminal, con il mio logo. Non è per niente la direzione corretta la faccia e manca completamente il mento, ma va benissimo. Ho fatto un Gravier cibi e kawaii, spero vi piaccia. Chop best bird. Guarda la faccia di Chop.
Sempre contentissimo. Ci poniamo diverse domande. Da dove veniamo? Perché esistiamo? Ma soprattutto, dove è finito Giovanni Gianceppola? È morto? Morto. Crisi. Perso il lavoro. Non sapeva più che fare. Moglie l'ha tradito. Perso la casa. Perso anche la custodia dei figli. Purtroppo suicidio. E con questo, per questo video di Reddit, è tutto. Stasera rinizieremo anche con le live. Nei prossimi giorni ci saranno i video in modo normale. Non posso dirvi che ho messo da parte un progetto incredibile, super figo, mai visto prima, perché appunto con tutti i casini che ci sono stati ho lavorato a qualcosa dietro le quinte, ma nulla è finito e non c'ho niente di gigantesco da pubblicare adesso. Quindi si tornerà tranquillamente con i classici video. Almeno un microfono nuovo, no?